Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter pressorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze. E soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione Messere Monde Pianella, una banca differente che dà fiducia alle tue idee. Marascia della cantina Miglianico, come è andata il Vinitaly della ripartenza, lo possiamo definire così? Beh, dopo 2 anni di assenza sostanzialmente dalle fiere e dall'incontro con colleghi e col pubblico, sinceramente è un Vinitaly all'insegna della speranza e soprattutto del cercare di tornare alla normalità dei rapporti commerciali sia con i clienti che già sono patrimonio dell'azienda, ma anche con possibili nuovi ed eventuali acquirenti dei nostri prodotti. Ecco, a parte questo, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, era il 2019, ci sono stati nuovi contatti? Ma allora, guarda, il discorso, abbiamo consolidato sostanzialmente i rapporti con i clienti storici, c'è un interessamento di buyer che provengono sostanzialmente dall'Europa. Il problema è che purtroppo con le note vicende viene a mancare tutta la fetta, diciamo, dell'est Europa e anche dei paesi asiatici, insomma. Durante la pandemia comunque si è lavorato anche con difficoltà, ma si è lavorato, diciamo, bene. Ci sono state delle novità rispetto all'ultima volta che ci siamo visti? Diciamo sinceramente la pandemia, come si suol dire, necessità ha fatto virtù. Abbiamo dovuto implementare tutti i canali di vendita online e sostanzialmente sì, abbiamo lavorato molto con la GDO, quindi con la grande distribuzione organizzata, e con le vendite online. Purtroppo il settore Horeca è stato il settore che è stato martoriato dalle vicende legate al Covid. Allora, il mercato online può essere anche il futuro, comunque c'è bisogno anche di altro? Allora, sicuramente il mercato online può essere un aspetto anche importante nella gestione commerciale di un'azienda, perché sostanzialmente c'è chi, preso dalle mille vicissitudini quotidiane, preferisce acquistare il vino con un click ed averlo all'indirizzo di casa, però è anche vero che i rapporti interpersonali e la conoscenza fisica rimangono sempre il miglior veicolo per poter promuovere il nostro prodotto nel mondo. Promuovere il nostro prodotto significa promuovere l'Abruzzo con tutte le sue peculiarità.
nei numeri commerciali poi parleremo sicuramente con Marika, ma prima di chiudere, ci sono state anche delle novità viste quest'anno al Vinitaly per quanto riguarda la vostra cantina? Comunque avete consolidato quelle che sono le etichette che avete ormai negli anni? Allora, abbiamo presentato la nuova annata del Montepulciano Riserva Fondatore, che come ti ricordo è un'etichetta che è stata ideata per onorare il fondatore della cantina, che era il prete del comune di Miglianico, Don Vincenzo Pizzica, e abbiamo sostanzialmente proseguito nell'opera oramai costante di restyling delle etichette per cercare di andare sempre verso le esigenze del mercato, colpire magari anche fasce diverse di consumatori, dai più giovani al consumatore più raffinato. Cantina Miglianico è una di quelle storiche della regione Abruzzo, il futuro che cosa può dire? Ma allora guarda, io mi auguro che il futuro sia più sereno, perché negli ultimi 3 anni ne abbiamo passate di cotte e di crude, come si può dire, da una pandemia ad una guerra che gioco forza hanno interessato anche il nostro settore economico. Mi auguro di avere sotto il profilo commerciale, ma soprattutto per l'azienda e per i suoi soci, degli anni, diciamo, almeno più tranquilli sotto questo profilo, e riuscire a implementare la vendita dei nostri prodotti e farci conoscere nel mondo. Stiamo investendo per esplorare quei paesi che sono diventati nuovi consumatori del vino, dove il vino è visto come prodotto edonistico, come prodotto di riscatto sociale. Chiudiamo facendo un plauso a tutti i soci che hanno lavorato anche strenuamente sotto la pandemia e con difficoltà. Certo, la cooperativa ha come patrimonio il patrimonio sociale, quindi dei soci, quindi sostanzialmente se non ci sono i soci non c'è appunto il mondo cooperativistico, ma soprattutto i soci sono quelli che fanno i sacrifici e noi cerchiamo di andare incontro alle loro aspettative. Anche all'interno della cantina Miglianico siamo con Marika Ciccarilli, che si occupa sostanzialmente del reparto commerciale della cantina Miglianico, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Allora torniamo un po' indietro nel tempo, come è andata il settore vendite durante la pandemia? Ci spiegava anche il presidente che si è riusciti a fare bene grazie all'online. Sì, devo dire che l'online è stato un bel canale, perché molti si sono ritrovati costretti a casa, quindi a bere e acquistare le bottiglie online. Ma devo dire che è andato molto bene anche il canale della grande distribuzione, dove siamo presenti con delle etichette dedicate, quindi devo dire che il consumatore finale, potendo andare solo al supermercato, è riuscito a trovare il nostro vino e quindi a poterlo degustare in famiglia con gli amici. Più che con gli amici, con la famiglia, visto il periodo. Il Vinitaly della ripartenza rispetto al comparto commerciale cosa dice? Devo dire che c'è stato un pubblico selezionato, ci sono stati anche degli importatori più che altro europei, perlomeno fino ad oggi, e molto molto interesse per il cerasuolo, e quindi questo vuol dire che siamo andati oltre il confine della nostra regione, quindi è importante. Sicuramente i conflitti e il caro prezzi non fa ben sperare, ma ci si deve provare a capire anche come rapportarsi con poi col cliente finale. Ecco, un commerciale come fa quando sa che poi anche le materie prime aumentano? Bisogna far digerire la pillola. Quindi si deve aiutare e supportare il cliente magari nella sua vendita, quindi aiutarlo con degli affiancamenti per far conoscere meglio il vino e supportarlo magari con dell'alto materiale che può giustificare l'aumento di prezzo, quindi con maggiore attenzione verso il cliente finale. Ecco, chiudiamo, il mercato Italia risponde bene in generale? Sì, devo dire che c'è stata una lieve ripartenza, quindi anche i ristoratori hanno iniziato a pensare alle nuove carte dei vini per la nuova stagione, quindi questo ci fa ben sperare. Qual è il vino, oltre al cerasuolo, della cantina Miglianico che ha fatto più breccia, no? Rispetto al cliente finale? Beh, naturalmente il Montepulciano, però devo dire che il Pecorino
è sempre un vino importante per la stagione estiva, perché si abbina bene con molte molte pietanze, non solo in Abruzzo, ma anche con altre pietanze all'interno, all'esterno, insomma, della nostra regione. Anche rinnovato per la ripartenza di questo Vinitaly, incontriamo Cantinatolo, c'è il presidente Tonino Verna. Innanzitutto è bello, e lo possiamo dire, rivedere tante persone, ci mancava. Sicuramente sì, anche se questa riapertura è importante, perché il vino, essendo una bevanda fatta dall'uomo, è importante l'incontro tra gli uomini, che sono i protagonisti della terra, del vigneto, della cantina, e il consumatore. Quindi questo rapporto è importantissimo. Sicuramente il mondo, la tecnologia ha fatto anche dei passi in avanti, ci sono le degustazioni a distanza, però quel rapporto intimo tra uomo produttore e uomo consumatore non si instaura, e quindi quando possiamo instaurare questo rapporto avremo sicuramente dei passi positivi per tutto il settore, perché è importante trasmettere la tradizione del contadino che fa della sua storia personale di protagonista del vino a quello che è la tecnologia che serve, che poi è una tecnologia che va sempre più la sostenibilità, meno prodotti chimici, più fisica, meno prodotti chimici sulla concimazione, sull'essere green. Quindi tutto questo valore si trasferisce sicuramente molto meglio con il rapporto visivo, con il rapporto tra uomo a uomo, anche se oggi dobbiamo metterci ancora le mascherine, ma penso che sia un passo avanti. Sicuramente in questo Vinitaly c'è qualche defiance di alcune nazioni importanti per l'export, perché noi siamo una regione vocata all'export di prodotto, quindi abbiamo delle defianze, il mondo cinese non c'è, il mondo dell'est Europa non c'è il Giappone, non c'è la Corea, quindi ci sono tante assenze, però quando si ricomincia la speranza è sempre l'ultimo a morire. Le assenze fanno preoccupare il mondo del vino e il mondo di Cantinatolo? Le assenze fanno preoccupare tutti, e anche Cantinatolo percepisce questa piccola difficoltà, speriamo transitoria, e quindi ci si attrezza per superare anche queste piccole difficoltà. Abbiamo chiuso il bilancio 21 con un esito positivo, incremento a due cifre, molto importante per la nostra azienda, tant'è che abbiamo ricevuto il premio Felix dal Sole 24 Ore della LUIS sulla congruità e sulla trasparenza dei bilanci del mondo della cooperazione. Questo premio si è dato a solo tre aziende abruzzesi, e una è Cantinatolo, e a livello, e poi ci sarà un'altra classifica merceologica, a livello delle aziende vitivinicole di tutto il territorio italiano Cantinatolo figura tra i primi 10. Abbiamo fatto quelli che sono i risultati della Cantinatolo e quello che potrebbe essere il futuro, ma per arrivare anche ai premi c'è bisogno poi, no, di commercializzare del buon vino, ovviamente.
E qui vediamo che il Montepulciano Riserva Mo ancora una volta fa parte di quella categoria di vini importanti, perché è riconosciuto anche dai tre bicchieri del Gambero Rosso. Allora, il Gambero Rosso ha percepito il tutto il percorso del Montepulciano Mo Riserva e quindi se ne è innamorato, perché ha trasferito quei valori che dicevo prima: il terroir, il microclima, la tecnologia in cantina, l'uomo come protagonista. E quindi è una etichetta che gira il mondo portandosi sulle spalle il peso della regione Abruzzo con orgoglio e con soddisfazione. Questa etichetta ci dà delle soddisfazioni non solo per quanto riguarda i premi, ma ci dà delle soddisfazioni per quanto riguarda il fatturato. Presidente, chiudiamo. Quali sono le speranze per tutto il mondo enologico abruzzese, ma soprattutto per quanto riguarda quello di Cantina Tollo? È una domanda un po' difficile. Quali sono le speranze del mondo? Non ho la palla di cristallo per poter dire questo. Io penso che noi dobbiamo non trasgredire da quello che è l'impatto economico che ha il settore vino per la nostra regione, e poi fare perno sulla dieta mediterranea, che comprende tra le bevande di medio alcol il vino. È importante, perché oggi si fa tutta una campagna pubblicitaria che il vino determina patologie. Io da medico posso dire che se il vino fatto abbastanza con la serietà aziendale e con la quantità modica di bere il vino, è un adiuvante della circolazione sanguigna, quindi in qualche modo fa vivere meglio. Grazie Presidente anche per queste chicche sulla salute del vino. Facciamo un po' di viaggio, anche se dallo stand Abruzzo a quello del Veneto sono solo quasi 300 metri, anche se di chilometri reali ne sono tantissimi. E ritroviamo con piacere gli amici dell'azienda Bottega Stefano, che dopo 2 anni tornano al Vinitaly con ambizioni sempre più da grandi. Ecco, ci sono delle novità qui sul tavolo, però partiamo da quella che è la notizia. La notizia è che finalmente il Vinitaly, il mondo enologico, aveva bisogno di ripartire. Sì, siamo chiaramente molto contenti di questa ripartenza. Noi in questi ultimi 2 anni abbiamo lavorato per migliorarci possibilmente, quindi abbiamo aumentato quello che è stato il nostro sforzo a livello di ricerca, di innovazione. Abbiamo puntato sulla sostenibilità e anche sulla solidarietà, ovviamente. Questo ci ha portato quindi ad avere i nostri vigneti totalmente convertiti al biologico e anche a realizzare dei prodotti in linea proprio con le esigenze del mercato, un mercato chiaramente che è cambiato in questi ultimi 2 anni, dove ci sono un po' allargate le forbici, la forbice dei consumatori, tra chi preferisce puntare su prodotti diciamo più convenienti e invece chi ha voluto in qualche modo gratificarsi acquistando e consumando in casa dei prodotti
più buoni rispetto a quelli che consumava prima. E quindi noi abbiamo puntato chiaramente su questa seconda fascia, sulla fascia premium, nella quale noi siamo dedicati da sempre la nostra vocazione, produrre qualità, e quindi sono nati diversi prodotti che sono la logica conseguenza anche degli investimenti che sono stati fatti. Quindi abbiamo acquisito nuovi vigneti e una cantina in Toscana, vicino a Montalcino, in località Pian delle Vigne, e dove abbiamo anche preso degli ettari di vigneto per produrre chiaramente i nostri vini toscani. Sul tavolo così abbiamo qualche novità, per esempio, ecco, vediamo un Prosecco DOC in questa bellissima bottiglia bianca che ci ricorda le vacanze di Natale, evoca momenti anche di convivialità in famiglia, e ha un ottimo Prosecco appunto DOC Treviso Extra Dry. E poi chiaramente la grande novità 2020 è stato il Prosecco Rosé. Abbiamo pensato che per la prima volta è entrato in produzione il Prosecco DOC, ci tengo a sottolineare, quindi il DOC e non la DOCG, perché la DOCG ancora non prevede il consorzio che ci sia un Prosecco Rosé. Nella DOC invece abbiamo tagliato la glera con un 15% di Pinot Nero, e abbiamo ottenuto, anche grazie alla nostra esperienza nei rosati, un vino veramente molto buono, perché fa criomacerazione per quasi dalle 16 alle 18 ore, in maniera tale che si assorba il colore e le parti gustative, ma non la parte cattiva dei tannini. Ci sono certi rosé che possono avere questo gusto un po' vinoso. L'abbiamo pensato questo momento di in qualche modo festeggiarlo con questa bottiglia particolarmente preziosa. Ecco, sono proprio il packaging che poi fanno tornare a vivere quella che è la convivialità. C'era bisogno di questo, l'abbiamo detto, si torna al Vinitaly, però c'è bisogno anche di tornare dentro i locali, che sono ristoranti, che sono i locali della Movida. Ecco, anche il mondo e le imprese vitivinicole hanno bisogno di questo. In effetti abbiamo assistito a una ripresa incredibile dopo chiaramente quasi un anno e mezzo che i locali erano chiusi o aprivano a singhiozzo. Da aprile-maggio dell'anno scorso siamo ritornati in presenza e c'è stata una forte crescita veramente. Abbiamo assistito a crescite importanti delle vendite nel canale Horeca, che aveva perso fino al 37% nel 2020, ma ha recuperato abbondantemente. In certi mesi, come luglio e agosto 2021, le vendite sono notevolmente cresciute rispetto allo stesso periodo del 2019. Quindi chiaramente anche qui siamo ritornati a festeggiare, a ritornare nelle discoteche piano piano, lentamente, ed ecco che sono nati prodotti come il Bottega Stella, vedete, che è una bottiglia insomma dall'immagine molto particolare, e con la possibilità anche di una illuminazione interna che sicuramente ci allieta, ci mette di buon umore e si fa sicuramente convivialità. Perché scegliere un tipo di packaging così? Beh, deve essere perché la nostra idea è quella di essere, di puntare sull'innovazione, di essere anche sull'ironia, sulla simpatia e sulla, come dicevamo prima, sulla convivialità. C'era bisogno, io credo, di qualche cosa di particolare, di diverso per festeggiare e farsi ritrovare in questi locali la sera, che era diventata veramente una chimera ormai. Sono veramente soddisfatto. Per quanto riguarda il nostro mondo vinicolo nella nostra zona, è una fase secondo me di grande cambiamento. C'è bisogno veramente di politiche lungimiranti
Faccio un esempio, una delle problematiche maggiori ancora in essere, che riguarda un po' tutti i settori, sono l'aumento dei prezzi delle materie prime. Questo riguarda il costo energetico, il costo delle bottiglie, il costo dei tappi. Pensiamo che in questa fase di ripresa ci sono alcune cantine che non hanno le bottiglie per imbottigliare a causa appunto del non solo dell'aumento dei prezzi, ma della difficoltà di consegna da parte dei fornitori. Quindi, ma anche i prezzi dei vini, mi riferisco in modo particolare al Glera, hanno avuto delle oscillazioni molto importanti. Quindi tutta la filiera si deve ritrovare in questa fase per capire esattamente come deve posizionarsi il prodotto, mantenendo a ciascun produttore la propria marginalità. Quindi io vedo che è un momento di grande cambiamento e sono certo che si riprenderà poi nei prossimi anni, servirà per migliorare. Chiudo definitivamente: qual è il rapporto, e non possiamo non fare questa domanda, con la regione Abruzzo? Beh, con la regione Abruzzo sempre al top, effettivamente siamo molto cresciuti sia nel canale Horeca ma soprattutto nella grande distribuzione. Noi in generale come azienda, sempre in una fascia premium, siamo cresciuti in generale, però l'Abruzzo devo dire che in questa fase ha dato valore insomma ai prodotti bottega e li ha acquistati, quindi devo dire che c'è sempre questa bella sinergia tra Veneto e Abruzzo, non solo dal punto di vista appunto di amicizia sociale, ma anche proprio dal punto di vista proprio di collaborazione tra food and beverage. Tra le importanti novità, e dopo aver sentito tanto tempo la birra analcolica, arriva anche un prosecco alcolico. Da dove l'idea e perché? Allora, l'idea che è di mio fratello Sandro, che purtroppo in questo Vinitaly non può esserci perché proprio ieri anche lui fa parte dei migliaia di contagiati dal Covid, senza alcun però per fortuna tipo di sintomo particolare, se non un po' di raffreddore, ecco. E ha inventato questo bel prodotto interessante, che è uno spumante a 0 gradi. Quindi non parliamo in questo caso di vini dealcolati, ma di mosto d'uva ottenuto da uve selezionate, messo quindi a bassa temperatura, conservato a bassa temperatura con l'aggiunta di anidride carbonica. Ne è emerso uno spumante adatto anche a chi non beve lo spumante alcolico normalmente, gli astemi, oppure per motivi religiosi chi non si può avvicinare. E devo dire che è stato un successo enorme di vendita, perché siamo passati da una prima produzione di 10.000 bottiglie a poi una successiva produzione di 50.000. Di conseguenza credo che sia una grande idea, cioè c'è una nicchia di consumatori anche in Italia che vorrebbe festeggiare con la bottiglia, col tappo a fungo, ma non lo può fare. Beh, da adesso lo potrà fare. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze, e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi.
BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita, oltre a numerosi sconti sui farmaci. La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Nel tempo ho visto il paese cambiare. Ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio.